Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Le gare regionali alla Bocciofila Pianello Vallesina, la gara nazionale del circuito FIB alla Bocciofila Monteurano. Rinviato alle prossime rubriche il servizio sul convegno Unitalsi di Monte Cosaro. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La Bocciofila Pianello Vallesina ha organizzato il 32esimo trofeo Banca Marche, il 12esimo trofeo Avis, gare regionali a gironi serali per le categorie A, B e C di miste. Vi hanno partecipato 327 giocatori nella CD, 211 di C e 116 di D e 229 nella AB, 86 di A e 133 di B, per un totale di 556 giocatori. Insomma, una bella partecipazione di cui sono rimasti pienamente soddisfatti i dirigenti della Bocciofila Pianello Vallesina, a cominciare dal neopresidente Gaspare Mandolini, che di recente ha sostituito l'ex Benito Contadini. E a questo proposito Mandolini vuol ricordare qualcosa. La Bocciofila di Pianello, forse quando ho fatto il presidente io, era un po' disgregata. Poi è venuto Contadini e è riuscito di accapezzare su tutti questi giocatori che erano andati da altre parti, e quindi gli do anche un ringraziamento a questo e ai suoi collaboratori che ci avevano insieme. Presidente Mandolini, chi dobbiamo ringraziare alla fine, a parte tutti l'ex presidente che sicuramente ha tenuto in piedi questa società per diversi anni anche lui, poi gli sponsor per questa manifestazione e i due comuni, insomma. I due comuni sempre, perché ci danno sempre le mani, e i sponsor, diciamo, quelli che sono rimasti, c'è da ringraziarli tre volte, non una volta, perché purtroppo oggi la situazione che ci troviamo non è bella. E una parola anche per l'Avis, no? Perché questo è anche un trofeo Avis. L'Avis c'è da ringraziarli per tutto quello che fanno di loro, ma quello che hanno fatto per noi, perché le coppe l'hanno fatte tutte loro. So che qui ci sono molti donatori qui in Bocciofila. Qui sì, ci sono molti donatori qui a Pianello, ecco perché c'è una sezione anche qui a Pianello Vallesina. La Bocciofila Pianello Vallesina è nel comune di Castelbellino, e allora ascoltiamone subito il sindaco Demetrio Papadopoulos. Siamo arrivati al 32esimo, sono tanti. Io da sindaco ne ho fatti 10. Non male, però questo è il momento di ringraziare tutti quelli che portano avanti la nostra Bocciofila, e chiaramente per oggi anche tutti quelli che hanno partecipato. L'unica cosa da dire, devono continuare così, perché è uno sport questo che deve andare avanti, si vede anche dalla gente, il che io qualche volta ci verrò anche senza essere sindaco, mi farà piacere. Dicevamo che la Bocciofila di Pianello Vallesina si trova nel comune di Castelbellino, ma il territorio limitrofo è quello del comune di Monte Roberto, e molti tesserati e frequentatori sono anche di questo comune. Poi ce n'è uno di tesserato che è un po' speciale, è il sindaco di Monte Roberto, Olivio Togni, da sempre appassionato di bocce e grande dirigente della federazione a tutti i livelli per tanti, tanti anni. Pianello avanti. Credo che la società si sia, come suol dire, rimessa in sesto, sta facendo un bellissimo campionato di società, e questo aiuta anche, no, a tenere legati sia loro e anche qualcuno che magari le bocce le seguiva o non le seguiva, adesso magari fa piacere uscire e andare fuori insieme a loro. Questo credo che sia positivo, speriamo, ecco, che il tempo ci aiuti per poter mantenere una bella società, e noi come comune quel poco che possiamo, perché in qualche maniera insiste la gran parte del territorio sotto Monte Roberto, diamo una mano per quello che possiamo. Nient'altro, un grande in bocca al lupo a loro, a tutti quelli che hanno partecipato e alle bocce in generale. Una semifinale di categoria BA si è già conclusa con la netta vittoria di Giannetto Buscarini, ancora 2000, su Roberto Tanfani, Borgo
catena. Maurizio Palanca, la combattente, ha recuperato diversi punti su Emiliano Vitaioli e Fossombrone. L'altra semifinale, ora Vitaioli ha sbagliato la bocciata e c'è il pareggio. Palanca e Vitaioli 8-8, ora vediamo. Vitaioli ha sbagliato due accosti, ora c'è il terzo errore. Maurizio Palanca alla bocciata sul bersaglio. Il punto è rimasto del suo avversario. Va ancora al tiro. Palanca colpisce molto bene. Ottimo bocciatore Maurizio Palanca e vince la semifinale. Purtroppo con soli due campi ci sono ancora da disputare le semifinali di categoria CD con William Serafini Adriatica contro Lanfranco Barcaglioni Città di Recanati e Pierino Pirani Cingoli contro Oriano Girolametti Marotta. William Serafini alla bocciata a fondo campo, vediamo, dal verso sbagliato, rimane il punto dell'avversario. Il Lanfranco Barcaglioni Città di Recanati che però sta perdendo per 8-0. Dopo l'accosto di Serafini, Barcaglioni colpisce molto bene, due punti presi. Ora viene all'accosto con l'ultima boccia, perfetto il suo accosto. Non sappiamo come mai stava perdendo per 8-0, vista questa tornata molto bella. E però subito dopo, vediamo, tiro sul pallino, prima sbagliato, poi l'ha colpito male, ora ci riprova con l'ultima boccia, errore, e la vittoria e la finalissima per William Serafini Adriatica. Sta conducendo il portacolori di Cingoli, che ora si è portato sul 4-0. Il grande campione del passato, Oriano Girolametti, però reagisce, sa reagire, e ora vediamo, dopo il 4-1 è arrivato sul 4 pari. Ci siamo portati alla primazione di Barcaglioni, Girolametti intanto si era portato in vantaggio sul 7-4, ma ora una brutta tornata per lui, bella per Pierino Pirani, ha colpito un bel pallino e addirittura ha conquistato 4 punti e si è portato sull'8-7. Vediamo la bocciata a fondo campo, l'errore di Girolametti. Ora viene all'accosto, lascia il punto a terra anche con l'ultima boccia che si annulla sulla gomma di fondo. Possibilità di chiusura di questa semifinale da parte di Pierino Pirani Cingoli. Non era arrivato il secondo punto, ora se non è nulla e non è nulla. Ed è il secondo punto e la vittoria, la finalissima per Pierino Pirani Cingoli. E allora nella CD troviamo in finale William Serafini Adriatica e Pierino Pirani Cingoli. Nella AB Maurizio Palanca, la combattente, e Giannetto Buscarini, Ancona 2000. C'è stata una tornata disastrosa per Buscarini, 4 punti per Maurizio Palanca dal 2-0. Al 6-0. Buscarini. Ora viene all'accosto dopo aver colpito. Palanca. Colpisce ma non tanto per portare via la boccia dell'avversario. Ora è venuto all'accosto, ha preso il punto. Buscarini ha colpito. Ancora Palanca all'accosto. Buscarini. C'è spazio. Però la sua boccia è cortissima, ancora un punto per Maurizio Palanca, 7-0. E andiamo a vedere nella CD, William Serafini ha colpito la boccia del punto. Pierino Pirani, corta la sua boccia, è ancora più corta l'altra. William Serafini all'accosto con l'ultima boccia, non inserisce il secondo punto, 4-0 per lui. E ora vediamo subito dopo, Serafini incrementa il vantaggio inserendo il secondo punto, 6-0 per William Serafini Adriatica. E torniamo nella categoria BA,
Boccia all'accosto, questa volta ha preso un ottimo punto Maurizio Palanca, ma ha terminato le sue bocce. A bocciare la corta e gli va bene a Muscarini. Sono 2 punti, 7-2. Serafini sbaglia la bocciata, ora viene all'accosto, punto a terra per Pierino Pirani, ha inserito il secondo punto. E ora vediamo, con l'ultima boccia inserisce anche il terzo, accorcia le distanze, 6 a 3. Buscarini, corta, corta la sua boccia, l'ultima, anche questa è corta. Vediamo, l'accosto, un po' fortunoso. Comunque secondo punto per Maurizio Palanca, la combattente. E però, il punto della vittoria non arriva, siamo sul 9-2. Ma ci dobbiamo spostare subito sull'altra corsia. L'arbitro ha misurato per il terzo punto e William Serafini ora con l'ultima boccia inserisce il quarto punto, quello della vittoria. Vince nella CD William Serafini, Bocciofila Adriatica, l'intervista, a dopo. Ci riportiamo alla finale di categoria BA perché Palanca ha il punto della vittoria a terra. Vediamo Buscarini, ora l'ha portato via. Palanca sul punto colpisce Buscarini. Buscarini è un punto per lui, siamo sul 9-3. C'è Maurizio Palanca all'accosto, prende il punto. Vediamo Buscarini al tiro sulla corta. Non fa molto gioco al tiro sulla boccia del punto, lo sbaglia e vince Maurizio Palanca, la combattente. Sono stato 40 giorni con la schiena Un po' di stanchezza. disastrata. Sì, proprio curato, fisioterapista. Sono rientrato in campo giovedì e è andato Allora bene. È andato bene. hai fatto una Ho bella fatto il partita. massimo. Sono riuscito a fare il massimo. Complimenti, vuoi fare una Grazie. dedica? Sì, la dedico a mia moglie che mi segue sempre, Sempre, ai figli insieme. e alla società combattente. Segnato al cartellino, ho ripreso l'ultimo dell'anno proprio, ho detto ah, gioco per scrupolo perché tanto i tempi non ci sono, sono impegni familiari, eccetera. Ho fatto due gare, ho detto dopo 3 anni che ho ripreso, ho avuto la fortuna di vincere il primo girone un mese fa, poi non ho giocato più, ho detto ma non ci vado perché tanto dove vai, no? Se non ti alleni, invece ho fatto 7-8 partite. Una bella soddisfazione questa Sì, vittoria, a chi la sì. voglio dedicare? Beh, innanzitutto a mio figlio che oggi mi ha seguito, Ah, è lui, lui sì, mi ha seguito già da ieri, quindi entusiasta, che gli piace seguire questo sport. Insomma, purtroppo io ci vado poco, quindi mi segue poco, però. Lui gioca a voce? No, non gioca, però gli piace diciamo, la competizione, facciamo così, ecco. Dieci secondi di pubblicità, poi la gara nazionale del circuito FIB alla Bocciofila Monteurano. Restate con noi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. In 15 giorni, come sempre, la Bocciofila Monteurano organizza 4 gare, 2 nazionali e 2 regionali, 2 maschili e 2 femminili. Straordinaria performance per una società da sempre molto attiva e da sempre attenta a tutte le sfaccettature dello sport delle bocce. Agonismo di alto livello, agonismo per tutti, uomini e donne e anche scuole di bocce per i giovanissimi. In occasione della 29ª Scarpa d'Oro, gara nazionale del circuito FIB maschile, che era stata preceduta dalla gara regionale a coppia Memorial Benito Malaspina, abbiamo intervistato Giacomo Stroveglie, presidente del comitato FIB di Ascoli Piceno, che qui a Monteurano è di casa e che ha alcune annotazioni da fare, non tutte positive.
dando la stessa importanza all'alto livello come sempre, insomma, nonostante la crisi che purtroppo anche qui a Monturano e soprattutto qui a Monturano si sente e ha portato via quello che tanto di bene si era creato nei decenni passati. Purtroppo si nota una mancanza di iscritti alla manifestazione. Il quadro di oggi era un quadro perfetto, un quadro di 128 giocatori, che il quadro tipo di ogni gara come questa. In altri tempi se ne faceva? In altri tempi magari si riusciva, ma forse 160, 170. Quindi è da analizzare bene questo fatto. Però va analizzata la mancanza di questi giocatori, soprattutto va capito chi è che non è venuto e perché non si iscrive alle gare. Se sono giocatori lontano e quindi sentono la crisi anche loro, oppure se sono coloro che, come tanto si vuol dire, sono quelli che non apprezzano il regolamento. Io, la mia idea è quelle che mancano giocatori da lontano. Giocatori che non hanno chance li vedo ancora iscritti, nonostante il regolamento li vedo ancora iscritti. Poi starà anche la federazione a analizzare questo fatto. Il presidente della Bocciofila Monteurano, Rolando Fassi, ormai da qualche anno lascia la parola al suo giovane vice Daniele Benanzi, che ci parla di questo quadruplice impegno organizzativo che sembrerebbe gravoso, ma... Ormai siamo abituati a questi exploit, quindi con la naturalezza che ci contraddistingue, ecco. Fortunatamente... Con più difficoltà o meno difficoltà degli altri anni? No, le difficoltà sicuramente a livello economico sono molte di più. Riusciamo ancora a organizzare eventi a questo livello e la soddisfazione è avere un vasto pubblico e un numero discreto di iscritti. Ma come Bocciofila come andate a livello agonistico, come giocatore? A livello agonistico andiamo molto bene, visti i risultati dell'anno passato difficilmente eguagliabili, che abbiamo vinto 4-5 gare con molti piazzamenti, anche a livello giovanile, conquistando tre titoli regionali e un terzo posto ai campionati italiani, quindi le soddisfazioni sono grandi. Saranno difficili da ripetere nel 2014, però speriamo, l'impegno è quello di portare avanti. Giustamente hai detto a livello giovanile, ecco, per i giovani voi avete una passione particolare. Sì, continua sempre come tutti gli anni la scuola bocce e il, chiamiamolo, dopo scuola bocce praticamente. Tutti i giovedì si ritrovano qui sia gli istruttori che alcuni volontari della Bocciofila a insegnare il gioco delle bocce ai ragazzi. E fortunatamente la domenica riusciamo a portare una decina di ragazzi in giro per l'Italia a giocare. E comunque da questo impegno, da queste scuole di bocce è venuto fuori qualche bravo giocatore. Sì, sicuramente. Speriamo che venga il campione del futuro. A quando? A domenica prossima? Ci vediamo sabato prima. Sabato per la regionale femminile e domenica per la nazionale femminile. È già iniziata la presentazione dei quattro semifinalisti con autorità, dirigenti e tecnici. Emiliano Benedetti, la Pinetina Roma, che nei quarti aveva superato Alfonso Nanni, Boville Roma. Fabio Palma, ancora della Boville Roma, che aveva superato Matteo Angrilli, Montegranaro. Mirko Savoretti, Virtus L'Aquila, che aveva superato Dennis Sabatini, Fontespina Macerata, Valerio Del Gatto, San Michele Ascoli Piceno, che aveva superato Enrico Germani, Fermana, ancora del comitato di Ascoli Piceno. E ora andiamo a vedere cosa succederà in queste due semifinali. Dei due romani uno sicuramente arriverà alla finale, poi c'è l'unico marchigiano come società in campo, Valerio Del Gatto, che dovrà vedersela con l'altro marchigiano di nascita, ma con la maglia di fuori regione, Mirko Savoretti. Due campioni del mondo in campo, tre giocatori di A1, un outsider. C'è da godersene queste fasi finali della 29esima Scarpa d'Oro alla Bocciofila Monteurano. Dimmi Pietro, chi la vincerà? Ma... Iniziamo da Valerio Del Gatto e Mirko Savoretti. Del Gatto all'accosto con l'ultima boccia, siamo a fondo campo, ha sbagliato anche questo accosto. Ora Mirko Savoretti può incrementare il punto a terra e lo fa subito, secondo punto inserito. Ultima boccia per Savoretti e sono soltanto due punti per lui. Palma aveva conquistato il primo punto, poi però ha lasciato tre punti a Benedetti, 3-1.
Costo Valerio Delgato che nel frattempo ha pareggiato 2-2 il parziale, prende il punto Delgato a fondo campo, Mirko Savoretti alla bocciata. Errore. Ci prova di nuovo Savoretti, altro errore, un punto ancora per Valerio Delgato, 3-2. E qualcuno sta già pensando alla finale di Morrovale della settimana scorsa. Intanto qua vediamo 5-4 per Fabio Palma che è passato a condurre su Emiliano Benedetti. Ora vediamo, Benedetti alla bocciata, sbaglia, ha colpito pallino anziché la boccia. E ora c'è Fabio Palma che viene all'accosto. È soltanto un punto, 6-4 per lui. Ma subito dopo c'è un disastro per Palma, Benedetti conquista 4 punti e si porta a condurre per 8-6. Restiamo su questa corsia, purtroppo le due partite si svolgono in due campi contigui e non è semplice fare le riprese. Vediamo ancora la bocciata di Fabio Palma. E non prende il punto. Viene l'accosto, Palma. Non troppo buono. Benedetti. Benedetti. Sì, fa meglio di lui. Palma. Ah, sta prendendo una direzione sbagliata la sua boccia. Un punto a terra per Emiliano Benedetti. Vediamo se inserisce anche il secondo punto. Ed è così. Siamo sul 10-6 per Benedetti. Nell'altra semifinale siamo sul 3-3. Delgato ha sbagliato di tutto e di più. Punto a terra di Savoretti. Ora vediamo, dovrebbe aver inserito anche il secondo. E intanto vediamo Fabio Palma la bocciata. Errore, ora Fabio viene all'accosto, mentre Savoretti, vediamo, non inserisce il quarto punto, sono 3 per lui e 6-3. Ha preso il punto, Palma colpisce bene Benedetti, ancora Palma all'accosto, sbaglia però, punto a terra per Emiliano Benedetti. Precisissimo all'accosto ed è la vittoria in finale. Benedetti, la Pinatina Roma. Robertino si è un po' annoiato e sta aspettando con ansia la finale, come qualcun altro del resto. Valerio Delgato all'accosto. E la sua boccia si annulla sulla gomma di fondo, ora viene con l'ultima boccia. E per un soffio prende il punto Mirko Savoretti alla bocciata, colpisce, se ne va il pallino ed è abbastanza fortunato perché conquista 3 punti dal 6-3 al 9-3. Per chi tiferanno queste belle signore? Valerio Del Gatto. Alla bocciata colpisce. Ora viene all'accosto. Ottimo. Mirko Savoretti. Vediamo come girano le bocce. Punto preso. Delgato allunga la sua boccia e Mirko si accontenta di un punto. 10-3. Valerio Delgato alla bocciata. Bella bocciata, porta via le bocce di Savoretti, aveva colpito anche prima molto bene e sono 3 punti per Valerio Delgato, un bel recupero, 10-6. Savoretti alla bocciata. E valida. E il punto però rimane di Valerio Delgato, 10-7. Savoretti. Colpisce bene a fondo campo, trascina il pallino, 2 punti presi. Del Gatto.
annulla la sua boccia sulla tavola laterale, ora viene all'accosto con l'ultima boccia, non prende il punto, ne ha tolto soltanto uno, ora Savoretti può chiudere qui la partita e lo fa, e così ci sarà una finale fra due campioni del mondo, le previsioni. Una previsione, chi vincerà? Benedetti. Emiliani. Benedetti. Benedetti. Benedetti pure, ecco. Benedetti 12 a 2. Benedetti. Chi vincerà? Savoretti. Benedetti. Non mi posso pronunciare come referente regionale, però già lo so. Io penso Marchigiano. Ah, non lo so, è combattuta? Mirko che proverà a riscattarsi dal secondo posto della settimana scorsa, anche se non sarà facile perché Emiliano ha tutte le caratteristiche per dargli del filo da torcere. C'ha problemi un po' alle gambe, un po' alla schiena, non è più brillante. E allora speriamo bene, dai. Secondo te chi vincerà? Savoretti. Sei un tifoso, eh? Sì. Ridi, eh? Benedetti tira il pallino, sbaglia, si riposiziona un punto a terra per Mirko Savoretti che preferisce venire all'accosto anziché bocciare il secondo punto. Vediamo. Inserisce lui il secondo punto. Ancora due bocce da giocare. Terzo punto arrivato. Vediamo se inserisce anche il quarto con l'ultima boccia. Rischia, invece rischia molto e sono 3 punti per lui. Parte bene Mirko Savoretti, 3-0. Benedetti recupera subito, 2 punti, 3-2. E andiamo avanti. A fondo campo è sempre perfetto agli accosti. Emiliano Benedetti, ancora 2 punti per lui, sorpasso. Siamo con il gioco fondo campo, Savoretti ha dichiarato la propria boccia, il secondo punto, vediamo cosa succede. Niente di buono per Mirko Savoretti, punto per Benedetti, ora va al tiro sulla boccia del punto, Savoretti, e prende un ottimo punto. Benedetti alla bocciata, straordinaria. 2 punti presi. Fantastico, stupendo. Savoretti, bocciata sul secondo punto e gliene lascia 3 a Benedetti, più 1, 4. 8-3. Allunga Benedetti, 1 punto per Mirko. 8-4. Benedetti. Ancora un ottimo accosto a fondo campo. Savoretti, bocciata sotto sponda. Sì, il punto è preso. L'accosto di Emiliano Benedetti. Non sbaglia mai. Savoretti non prende il punto. Benedetti, ultima boccia, si sposta lateralmente 9-4. Savoretti ancora di volo. Benedetti. Era l'ultima boccia. Mirko ora può chiudere con diversi punti, ma vediamo a fondo campo. Ritorna una boccia di Benedetti. Potevano essere diversi punti e invece è soltanto uno. 9-5. E Benedetti viene all'accosto. È un punto. 10-5. Dopo la bocciata di Benedetti, Mirko ancora all'accosto.
Benedetti porta via pulita la boccia. Savoretti sulla boccia corta è un fermo. E sono 3 punti dentro. Se Savoretti fa un altro fermo sulla boccia del punto e non sposta nulla a fondo campo, potrebbe conquistare addirittura 4 punti. Bella bocciata di Mirko Savoretti, ma vediamo la boccia di Benedetti. Si ferma e comunque 3 punti glieli lascia Mirko Savoretti. 8-10, bel recupero. Ancora Savoretti ha tirato la boccia corta di volo che però non gli fa gioco. E sbaglia Savoretti l'accosto a fondo campo. Vediamo, ultima boccia. Ultima boccia, forse il punto è preso. È preso. Va al tiro sul punto, Benedetti. Tocca anche la propria boccia, ma il punto resta suo. 11 a terra, di possibilità di chiudere la partita per Emiliano Benedetti. E lo fa, vittoria per Emiliano Benedetti, la Pinetina Roma. Ho fatto una gara, diciamo, senza sofferenza, ho giocato bene, è andata bene, è andata stamattina che gioco bene. Complimenti, la dedica, solito. Sempre come al solito, la mia compagna, che sta a casa, che tifa per me. Purtroppo per ragioni di spazio dobbiamo rinviare alla rubrica della prossima settimana alcuni interventi e la cerimonia delle premiazioni. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.